Due rapine in rapida successione, alta padovana nel mirino dei banditi. Il primo assalto al supermercato Coop di Cadoneghe sono le 18.50, il secondo mezz'ora dopo al Conda di Carmignano di Brenta. Molte le similitudini ad agire, sempre tre uomini a volto coperto, poco prima dell'orario di chiusura. Uno impugna una pistola, poi si scappa a bordo di un'auto dove li attende un complice. A Cadoneghe il comando fa irruzione alla Coop, mentre uno di loro punta l'arma sulle cassiere, gli altri si fanno consegnare circa 4.000 euro di incasso. Poi i ladri escono e salgono su un veicolo che schizza via a tutta velocità. Si allontanano in direzione Terraglione, la stessa strada che percorrerebbe chi dovesse dirigersi a Carmignano di Brenta, ed è proprio lì che agiscono. Intanto i dipendenti scioccati della Coop chiamano i carabinieri, che raccolgono le testimonianze e avviano le indagini e la caccia all'uomo. Nemmeno mezz'ora dopo lo stesso allarme mette in moto i carabinieri di Carmignano, copione identico, tre banditi, il passamontagna calato sul volto, uno ha la pistola. Fanno svuotare le casse e anche la cassaforte dell'ufficio, minacciando i presenti. Stavolta il bottino è di 6.500 euro, anche in questo caso coperto da assicurazione. Ad agire un comando organizzato, ben diverso dai singoli rapinatori che nelle ultime due settimane hanno colpito due supermercati, sempre nell'Alta Padovana, a Villanova di Campo San Piero e a Borgo Rico.